La contessa ce la vada festeggiata prima che sia. Però che sono, vogliamo una voce che si senta, va bene? Devi semplicemente dire contessa. Contessa! Brava! Una bellissima voce squillante. È una squillo. È una squillo. Adesso dobbiamo scegliere per te un conte. Ti piace bruno, biondo, calvo, come lo vuoi? Con la barba. Con la barba. La barba. Chi ha visto? Chi ha visto? Lui, no, no, no. Sì, vabbè, dillo, di conte. No, no, non si sente in casa. Mi va a sentire. Va bene questo conte? Sì, 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 sì. Sì, sì, Anche i froci ti piacciono. Allora abbiamo una contessa, abbiamo un conte, shhh, porca troia, e sposo, te, devi dire cocchiere, cocchiere, sai che cos'è un cocchiere? Quello che porta la carrozza per la precisione, cacchio, che cocchio, che cocchio del cacchio, e lui, e dopo il cocchiere ragazzi, i nove, oh, quando vi chiamo tutti insieme strillate forte e briganti, ok? Abbiamo i briganti! Che più abbiamo i briganti! C'ho un cazzo di pelo di figa da una settimana che mi fa su e giù e mi. Vabbè, io ho tenuto 3 mesi, poi ho mangiato le molliche e me le do via. Io pure ho mangiato la mollica, la magnotta sana, mi sono grassato 1 chilo e niente, il pelo ancora quasi. Signori, dopo i briganti! Dopo i briganti, scusate, non è che uno sta qui, mi scusi, mi fa la vacca lei? Mucca, mucca. Come? Mucca. Il pezzo della mucca, il mugisco. Va bene, no? A me mi pareva il marito. No! No, sei molto bravo, come fai la vacca dice che sta roba. Al lavoro, al lavoro. E dopo la mucca, il cavallo, vai. Un applauso, vai! Cavallo che ride, ma non l'avevo mai visto. No, pensiamo al cavallo, tacchino va un'altra storia, questa è la storia del cavallo. Dopo mucca e cavallo, abbiamo la sarda. Tesoro, devi dire cicoriara. Cicoriara. Ra. Ra, poco proprio come fregna proprio. Ma che c'entra la fregna? C'è la R in mezzo, la cicoria c'è. Dopo la cicoriara, occhiale, tu, devi dire plof plof. Bravissimo. Dopo il plof plof, e allora il torinese, Turin, tu alzi la mano e dici forte, io sono il fattore. Sono il fattore. Mamma mia, perfetto. Dopo se ti viene anche la voce da maschio è meglio, però va bene? Ciao, è vero, ciao, l'ho detta, però fa l'imbattuta pure la voce. Dopo il fattore, la pulcina che cerca la mamma chioccia e dice pio pio, signora, lo dica lei, pio pio. Bravo. Lo spiego a coloro che non sono romani. A Roma pio pio sarebbe lo prendo, va bene? Ok? Ha detto magari, magari, eh? Ha detto Dio lo volesse, proprio così, parole testuali. E dopo la pio pio, signori, prenderò un uomo, il papà di Vasco Rossi, direttamente da Milano. Oh, è lui da Milano, è l'unico che è da Milano, se tu sai. Portalo alla rottamazione. Gennaio rottamazione. Il coglionito proprio. Alzi la mano, serio, cattivo, e dici capo dei briganti. Capo dei briganti. Bravo, bravo. Quelli che lo cambieranno non sanno far caso. Mi ha smentito subito. Bravo. Il bello, allora, il bello di questi giochi è proprio la partecipazione. Uno si immedesima un attimo, si cala nel personaggio. Sì. Tesoro, tu ti cali le mutande. Non ce l'ha, non ce l'ha. Ecco che era quell'odore del selvatico, tutta la serata sono pazzo.
E poi non lo dico, non l'abbiamo fatto perché... Comunque, allora, dottore, lei è il capo dei briganti. Abbiamo 9 briganti. Praticamente di quei 9 stronzi lei è il capo. No, quelli sono stronzi, lui è il capo. Mi sono sbagliato! Quelli sono stronzi, tu essendo il capo. No, è il capo. No, dico, sei il capo. Allora, prima di raccontare la storia, facciamo una rapida prova dei titoli. Oh, tutti quelli coi titoli, forte, va bene? No? Si dà un calcio nella figa se ti sbagli in attimo. Te perdi le scarpe, Romero. Mi frega il cazzo, ma devo fare quello che per me. Sono un armadio di scarpe due, io. Allora, dopo la contessa abbiamo il... Dopo il conte abbiamo il... Bravo cocchiere, e dopo il cocchiere abbiamo i briganti! Briganti, briganti. Dopo i briganti, mi scusi, lei fa la macca dopo. Mucca, sempre mucca, da me. Mucca e cavallo dopo. Non siete richiesti al momento, va bene? Potete far scolare 5 minuti ancora. Dopo mucca e cavallo, la cicoraria. Pare che c'è qualcosa in bocca che non capisco. Il pane, il pane. Io il pane con i peli non ho visto mai. Dopo la cicoriara, colui che dirà bluff bluff, due f come va a fanculo. Dopo il bluff bluff, quell'altro che dirà io sono il fattore. Bravo. Applauso. Bravo. Io sono il fattore! Oh. Dai a figa quello! E dopo! Cazzo, mi frega, qualcuno ci casca! E dopo la pio pio! No, dico, e dopo il fattore! La pulcina! Pulcina! Diciamo la faraona, quella pulcina, quella pulcina! Che cerca una chioccia di là! Brava! Ma dopo la pio pio, signori! Manca soltanto lui, un uomo solo al comando. Non credevo. Capo dei briganti. Uomo al comando. Quello che comanda la storia. Il cattivo. Cattivo. Il brutto. Brutto. Il potente. Il potente. Ognuno sa i cazzi suoi, io dico. Abbiamo il... Capo dei briganti. Abbiamo. Bravo. Possiamo avere un cambio di luci per la storia del grande tecnico delle luci che abbiamo. Signori, la storia dei sua. L'histoire. E in cinese? Non parlate. Vediamo, si sono applicati stasera, veramente, guarda. Non dà soddisfazione. La storia, dicevamo, accade nell'anno 406 avanti Cristo. Cristo già c'era, avanti un altro sotto a chi tocca. Perché stavamo dal parrucchiere? Stavamo dal parrucchiere, poi è chiuso, ci hanno fatto un po'. In un grande castello di campagna, in English in a country castle. Che io dico, eravamo struzzi qua dentro. Situato in una zona chiamata Fonchiappen. E i proprietari del castello. Proprietari del castello, i famosissimi conti von Pederastem. Beh, lui. Von Pederastem. È il nome del casato, non è colpa. Uscendo dal castello, i conti e la contessa intendono fare una passeggiata verso il bosco. Che allora, la... dice al conte, andiamo a spasso, no? Poi dice che cazzo da fare, tanto da scova questo raramente. E allora il chiama il e a sua volta il che aspetti la promozione di portarci qua sempre a cocchiere se no, no, lo faranno maresciallo, lo faranno. Il cocchiere prepara la carrozza. Salgono i conti in carrozza e partono per andare verso questo famosissimo bosco. Si muove il cavallo, signori, e cloc 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 cloc
Ma che è questo bluff bluff? Il bluff bluff è il cavallo che sta cagando. Ah, ma che c'entra quello? C'entra che quello rappresenta la merda del cavallo. Tu non c'hai il cazzo da far cagare per lui, così per hobby, per hobby. Ah, la carrozza passa in un viale alberato freschissimo, adornato di verdissimi campi, in cui una mucca pascolando faceva... E' quella la fine tua! A fama a capire! Accanto alla mucca, una moretta sarda, in minigonne, inchinata senza mutande, ne portava più nessuno, mannaggia, stasera. Mentre raccoglieva la cicoria alla... Cicoriaria? Gli se vedeva il culo, tutto ciancicato, pieni pellicelli e sporco di burro. Perché? C'era Marlon Brando in campagna. Ma se non gli ha subato la cumbia, che cazzo? Ma sì, lo so, ma conoscono tutte, no. Vecchie puttane. No! Ma vabbè, non... Poi io voglio dire una cosa, capisco che la parolaccia, ma se vuoi esagerare, che cazzo, gli ha detto vecchia, ma che... No, gli ha ragione. Puttana, sì, ma vecchia. Vecchia non si dice mai una donna. Signori! Puttana. Accanto alla cicoriara, un ragazzo serio, appoggiato con i gomiti su una staccionata che allora là... E lei chi è? Capo fattore! Ma qual capo di sto cazzo sei? Io sono il fattore! Io sono il fattore! Tu sei lo stronzo! No dai, il tuo stronzo che fa! No, sarà montata la testa, chi era diventato il capo dei fattori? Accanto al fattore! Una minutissima pulcina di pterodattilo calpestando l'erbettina mentre cercava la malacchioccia, diceva: Io sto cazzo. Era lì che volevi arrivare, eh? Quella a Natale sua figlia ci ha fatto il presepio, capire? Ha giocato a tombo. E di nuovo la carrozza si cammina per andare verso il bosco. Al clock clock femmine. Oh femmine. Il cavallo ha cagato, basta. Sennò facciamo un mare di merda qua dentro. È giunta la carrozza nei pressi del bosco. Si ferma bruscamente perché gli viene attraversata la strada dai briganti. Se sono dormiti, dai briganti. I briganti, che allora là dice al ci sono i briganti, lo dico io, fatti i cazzi d'ora, carina e carina ma è scema, te rendi conto, una così che la mia figa, che cazzo gli fai, niente porco. Comunque rispose forte il io me li farei tutti quanti. Perché? Ma come perché? Perché il era frocio. Pure quello. In quell'attimo, con una certa invidia, si volta il cavallo e fa. Era frocio pure il cavallo. Mortacci vostri. Che stalla di frocio. Proprietà è contenta che erano tutti i froci, signora, eh? Ma in quel momento di paura, in quel momento di terrore, in quel momento di suspense. Ma che vuol dire? Che cazzo insomma hanno detto? Là! Dice al! Ci sono i briganti! Ci toglieranno tutti i nostri soldi, ci toglieranno tutti. Tu avevi paura, sì. Ti tremava il culo, la sorca, le zinne no, perché non le tremavano che ce l'ha. Quello che. Rispose le briganti, non abbiate paura signora contessa, perché in questo ottato momento non possiamo agire senza l'ordine del nostro capo. E da un cespuglio, armato fino ai denti, esce un uomo. Che stava a fare? Stava a cagare, pure questo. Questo cagando gli pare. Abbiamo messo l'IVA sulla merda. Ma ci pensa ancora. Mettiamo l'IVA sulla merda e il plof plof paga 5.000 euro al mese. Quest'uomo cattivo, impavido, scuro nel volto, si presenta armato davanti alla carrozza e che allora là? Contessa! E lei chi è? Capo dei briganti. Dacci il culo a tutti quanti! Forte l'applauso! Non per spogliare!